Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 28 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Convivenza difficile tra amore e libertà personale. Dissonanti al vostro segno la Luna e Plutone vi danno contro, ingaggiando tra voi e il partner un assurdo braccio di ferro per la supremazia. Di idee originali ne avete a bizzeffe, ma contro le sue scelte rigorose c'è ben poco da fare, o la vince o la vince. Disappunto per un cambio di turno, proprio oggi che avevate altri programmi, modificarli coinvolgendo anche gli amici è davvero irritante. La collera, però, la tenete per voi, bollendo intimamente dietro la facciata impassibile. Poco tempo e ancor meno energia per divertirvi, ma tenete duro, il prossimo weekend andrà meglio. La coppia è pervasa da una forza straordinaria che si manifesta in vari modi, il vostro partner lotta per avervi ed è pronto ad ogni sacrificio pur di non perdervi. Tenacia e passione nei sentimenti, capacità di sviluppare il rapporto di coppia. Nuova vitalità per i single che potrebbero lasciare il loro stato ben presto animati da una forza di volontà straordinaria. Mercurio oggi vi renderà taciturni e avrete poca voglia di imbarcarvi in discussioni lunghe che non portano a nulla. Meglio passare indenni questo giorno e sperare in domani. Oggi potreste ferire qualcuno con le vostre parole, misurate ogni parola che direte, particolarmente oggi che Mercurio sembra non favorire i rapporti soprattutto tra parenti e colleghi di lavoro. Liberatevi presto di qualcuno che vuole solo importunarvi o intimorirvi. Siate diplomatici ma decisi, ne va della vostra serenità. Se amate segretamente qualcuno cercate di fare in modo che lo sappiano in pochi se non nessuno, non siete circondati proprio da persone che stanno dalla vostra parte. Giornata non molto fortunata per i trasporti, chi si sposta per lavoro o per studio oggi dovrà fare i conti con alcuni contrattempi che potrebbero far perdere la pazienza. Se qualcuno intrattiene una relazione clandestina, cercate di mantenerla quanto più segreta possibile, i pianeti potrebbero tentare di mettere alla luce ciò che è nascosto. Bene il lavoro. Molto presto riceverai una offerta interessante. I cambiamenti in questo periodo possono solo farvi del bene, avrete delle nuove opportunità che scaturiranno da un nuovo incontro. Energia e forza nel vostro cielo. Cercate di cogliere tutte le opportunità che oggi vi capiteranno e di usare i buoni risultati che avrete per migliorare la vostra condizione. Il vostro guardaroba è già abbastanza fornito, quindi cercate di rinnovare il vostro stile senza spese inutili. Tenete sotto controllo la situazione economica evitando spese affrettate. Forse sarà il caso di iniziare a parlare chiaramente e a comprendere i motivi di qualche risentimento che potrebbe aver scosso uno di voi. Non provocate tensioni in amore con la vostra gelosia. Profilo che dipingono i pianeti in questa giornata abbastanza discreto con un bel Giove in Pesci, pronto a sorridervi. Dovrai rimanere in equilibrio ed essere determinato per migliorare e rendere il più positiva possibile la tua giornata. Se vivi una relazione di coppia, troverai le giuste soluzioni per rinnovare il tuo rapporto. Se invece sei single, studia l'atteggiamento di qualcuna a te molto vicina. Potete gestire al meglio il vostro lavoro e i vostri affari di famiglia se cercherete di mettere al primo posto le necessità altrui. Però oggi, dovrete abbandonare alcuni desideri per agevolare la concretezza della vita quotidiana. In serata vi potrete godere i frutti del vostro impegno, senza che abbiate timore di non aver compiuto tutti i vostri compiti. Non lesinate l'energia e troverete la risposta a tutte le vostre domande. Luna e Plutone opposti al vostro segno, ce n'è abbastanza per mettervi in urto col partner o a mandarvi fuori dai gangheri se dovete incontrare un socio per fare il punto della situazione. Per fortuna l'intelligenza e l'adattabilità del vostro segno cambiano rapidamente le carte in tavola, col supporto di Giove e Nettuno acquatici in trigono. Alzate il tono della conversazione, puntate su progetti e ideali di vasta portata, infatti il qui ed ora oggi riesce soltanto a deprimervi, è solo guardando al futuro che l'anima si desta e prende il volo. Amore ed Eros. Partner brontolone. Sotto sotto vi vuole un gran bene ma fatica a dimostrarvelo,
Se oggi ricorre il vostro anniversario, l'ennesima delusione, niente regalo, niente fiori, per questo gli tenete il muso. Ma lui o lei non si chiede nemmeno perché. Cari Cancro, nelle prossime ore sarete un po' irascibili. Ve la prenderete per un non nulla. Tutta colpa della luna in opposizione. Dovete fare scelte di lavoro ma siete sotto pressione. Tenete duro ancora per un po'. Presto tutto si aggiusta. Pausa di riflessione per le coppie che non stanno vivendo in armonia la propria relazione. Anche per i single, la giornata sarà molto piatta e ci vorrà del tempo per intraprendere qualcosa di interessante. Godete ancora dell'azione persistente e fortunata di Urano e Nettuno nei segni dove esplicano al meglio la loro azione sull'Eros e la passione, il Toro e i Pesci, segni vostri alleati naturali sulla ruota dello zodiaco, poiché facente parte dell'elemento acqua. Vi accostate, con tutta la forza del vostro afflato emozionale, alla persona che avete accanto, esprimendole i vostri sentimenti e trovandone, in ricambio, una sicura dedizione amorosa, specialmente se siete nati nella cancerina seconda decade. Se siete invece single o avete una relazione aperta o occasionale, sarà la vostra capacità di adattarvi alle situazioni impreviste, a darvi quel pizzico di estro che serve per migliorare la qualità della vostra unione. Quest'ultima ipotesi è più valida se festeggiate il vostro compleanno nel mese di luglio. Lavoro e denaro? Se vi tocca per turno avete un diavolo per capello, proprio oggi che avevate tante belle opportunità tra cui scegliere, inviti, escursioni, gite in montagna. Invece eccovi al lavoro, a sostituire un collega con l'influenza, che disdetta. Se navigando online vi imbattete in un'offerta vantaggiosa di viaggio, magari una crociera all'altro capo del mondo, non lasciatevela scappare, sarà rigenerante e in linea col vostro spirito marino. Ottime chance di ricevere un elogio che renderà la giornata più positiva, soprattutto se l'avevate iniziata con il piede sbagliato. La vostra autostima ne gioverà di sicuro. Un buon accordo tra i componenti del vostro ambiente di lavoro è indispensabile per ottenere risultati eccellenti, voi lo sapete benissimo e, se siete a capo di un'impresa, un'azienda, una struttura di riferimento, gestite i vostri collaboratori con l'amabilità che il vostro segno zodiacale vi sa dare. Senza scordare tuttavia il tocco di classe e di savoir faire che, da sempre, vi contraddistingue. Benessere. Chiamatelo malessere, quello che vi aspetta è appunto un mal di testa improvviso, un rialzo di pressione, perciò non litigate, un crampo o uno scivolone che vi stira il muscolo o peggio vi incrina la caviglia, avete un po' di acqua benedetta di Lourdes? Allora spruzzatevene 3 gocce in testa prima di uscire. State attraversando una fase positiva dal punto di vista psicofisico. Seppure reduci da una fase di poca attività e un po' giù di tono, vi sentirete più reattivi per intraprendere nuova attività. Per lei, non limitatevi a guardare con sospetto la donna fatale che gira attorno al vostro lui come la vespa sul miele, combattete. Per lui, da un viaggio culturale e dalla solita lunedì in giro con gli amici prendono il via contatti utili, magari anche un incontro intrigante da approfondire col tempo. Colore delle emozioni, grigio antracite. Barometro dell'umore, nuvoloso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.